Situazione Covid in provincia di Teramo. Stabili contagi, scendono i ricoveri in ospedale e soprattutto nelle terapie intensive. Per quanto riguarda le vaccinazioni, l'ASL di Teramo annuncia che si passa dal sistema a chiamata, che resta solo per i più fragili e gli ultimi over 80, a quello a prenotazione sul sito Poste. Intanto vengono individuati 5 grandi hub vaccinali sul territorio provinciale: l'Università di Teramo, il Centro Pioppia Giulianova, Colonnella Uscita Autostrada, Atri e Montefino. I vertici aziendali ribadiscono però che accanto alla straordinarietà di azioni contro la pandemia c'è tutto un lavoro importante per riorganizzare una grande squadra di primari ospedalieri. Oggi, nella sala Fagnano di Circonvallazione Ragusa, il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, ha presentato 5 nuovi primari di unità complesse. Anna Rita Gabriele, direttore del pronto soccorso, Claudio Di Bartolomeo, dell'Hospice, Mario Di Domenico Antonio, del servizio veterinario, Katia Cannita, direttore di oncologia, Carmelo Barbera, endoscopia digestiva e Sofia Chiatamone, laboratorio analisi. Come pensa di riorganizzare il pronto soccorso di Teramo? Sì, finita la pandemia, il pronto soccorso di Teramo vedrà una zona di pronto soccorso generale, l'osservazione breve, che ha 6 posti letto, e poi abbiamo una zona di medicina d'urgenza che sarà la prima ad essere aperta nell'Abruzzo, dove ci saranno 6 posti letto. Di questi 6 posti, un paio di posti probabilmente li saranno dedicati alla neuropsichiatria infantile, e la convenzione con il Bambino Gesù ci permetterà di seguire i bambini come se fosse un vero e proprio pronto soccorso pediatrico. Trattamento dei tumori del pancreas, sì. Questo farà diminuire la mobilità passiva? Sì, praticamente sì, già da un paio di anni, da quando io dirigo da facente funzione l'unità operativa complessa di gastroenterologia, è cominciata questa riduzione di mobilità passiva ed è iniziata una mobilità attiva anche extraregionale, in quanto l'azienda ci ha messo veramente a disposizione le ultime innovazioni tecnologiche per quanto riguarda il trattamento purtroppo palliativo di queste neoplasie che, come sappiamo, hanno una elevatissima mortalità anche nei pazienti, appunto, che, come dire, sono poi scandidabili all'intervento chirurgico. Punterete sulla differenziazione delle cure? Assolutamente sì, noi cerchiamo di prefiggere un obiettivo che è quello della medicina personalizzata, e quindi cercare attraverso delle progettualità che sono già in campo di poter valutare più nel dettaglio attraverso delle piattaforme multigeniche quelle che sono le caratteristiche intrinseche dei tumori, quindi ogni paziente ha bisogno di qualcosa di diverso e quindi poter dare loro trattamenti sempre più innovativi.